Iniziano al Palafacchetti i primi storici playoff di A2 di Riviera Banca Rimini. Per il primo turno del tabellone argento i biancorossi fanno visita alla corazzata Gruppo Mascio Treviglio, che ha chiuso il girone verde di regular season al secondo posto dietro Cantù con 36 punti e la fase orologio nel girone giallo alle spalle di Forlì a quota 14. RBR è sempre senza Ogbede Meluzzi, ma ritrova dopo un mese e mezzo Capitan Benetti. Cerella subito a segno da 3-0. Risponde l'ex d'Almeida con 5 punti di fila e Rimini fa capire subito ai padroni di casa che non sarà una passeggiata, 3-5. Tassinari e Marini si sfidano dall'arco, 8 pari. Lombardi schiaccia le 10-8, sarà l'ultimo vantaggio della Blue Basket. RBR infila un parziale di 10-0, grazie ai canestri di Tassinari, Johnson, Masciadri e ancora Johnson, ed è 10-18. Clark sblocca i suoi. Sacchetti con un 4-4 dalla lunetta riduce il passivo 16-20 al decimo. E Landi con una tripla ad inaugurare la seconda frazione 16-23. Treviglio impiega quasi 3 minuti a segnare il primo canestro, un tapine di Lombardi. Due triple di Tassinari propiziano l'allungo dei biancorossi, più 11 sulla 18-29. Non è finita perché Johnson imbuca il più 13, 18-31. E Tassinari, dopo l'ennesimo rimbalzo offensivo di Anumba, il più 16, 18-34, che sarà il massimo vantaggio dell'incontro. 5 punti di Marini e 4 di Marcius riportano in partita la Blue Basket, 27-34. Masciadri dall'arco per il nuovo più 10. Ancora Marini a bersaglio per il 30-37, sul quale si va al riposo. Rimini riparte bene, Johnson e Anumba per il più 11, 30-41. Poi Masciadri sul suono della sirena di 24 secondi, 32-43. E ancora Masciadri dall'arco in risposta alla tripla di Giuri, 35-46. Un nuovo canestro del numero 11 su assist di Tassinari lo fa andare in doppia cifra e segna il nuovo più 13, 37-50. D'Almeida si fa male alla caviglia e deve uscire, ma ci pensa ancora Masciadri, che sale a 15 ed è più 14, 41-55. In chiusura di frazione Lombardi si riavvicinano con Sacchetti, Clark e Marini, 56-61. Ma Tassinari sul suono della terza sirena trova un canestro che è ossigeno puro per RBR, 56-63 al trentesimo. Negli ultimi 10 minuti Clark e Vitali con due triple portano i padroni di casa a meno 3, 62-65. E ancora Tassinari a ricacciare indietro Treviglio, 62-68. Punti pesanti arrivano anche da Landi e Numba. Prima che il solito Tassinari riporti Rimini avanti di 10, 65-75. 4 punti di fila di Landi chiudono il discorso, 65-79. C'è ancora tempo per l'ottava tripla di Tassinari, che chiude da top scorer con 28 punti, 68-82. Per un canestro di Marcius e per i liberi di Clark, miglior marcatore dei suoi con 23 punti, e Landi, che chiude a 11 come Anumba, che cattura anche 11 rimbalzi. Finisce 73-84. Riviera Banca vince gara 1, infliggendo alla Gruppo Mascio la terza battuta d'arresto casalinga dell'intera stagione, e conduce 1-0 la serie. Lunedì sera gara 2 ancora a Treviglio. Si è conclusa proprio da pochi minuti, adesso c'è il dopogara proprio in questi momenti del coach di Riviera Banca Basket Rimini Ferrari, che noi sentiremo invece tra qualche minuto, cercheremo appunto di portarlo in diretta per sentire un commento di questa gara 2 che chiaramente ha visto la reazione di forza da parte di Treviglio, che ha vinto 86-63, una partita che non è stata, come ci ha raccontato la nostra Gaia durante i collegamenti, di fatto mai in discussione. Allora, prima iniziamo Alessandro e Daniele. Buonasera Alessandro Ceccoli, ovviamente. Buonasera Roberto. E buonasera al nostro Daniele Bacchi. Buonasera. Iniziamo Alessandro dal commentare l'impresa di sabato e poi dopo commenteremo anche quello che è successo questa sera. Una partita mi sembra chiusa da subito, però partiamo da sabato, dove davvero Rimini invece ha messo in campo una prestazione praticamente perfetta. Sì, sabato è andato tutto bene, nel senso che il piano partita si è sviluppato come da pronostico, come avrebbe voluto coach Fra il suo staff.
la squadra ha trovato le certezze delle cose che, sulle quali sta lavorando da tanto tempo. È un Tassinari nettamente al di sopra delle prestazioni di questa stagione, che aveva effettuato questa stagione, e quindi se l'è portata a casa con pieno merito, probabilmente anche con un po' di effetto sorpresa. Probabilmente Treviglio nemmeno si aspettava di trovare di fronte una formazione così solida. Tutto quello che è mancato stasera, praticamente, che ha girato a parte inversa. Ma i playoff sono così, i playoff sono una partita, come ogni partita che inizia 0-0, poi i playoff sono una cosa di una stranezza estrema. Puoi vincere di 30, perdere di 40, con una facilità a volte strana, una facilità strana. Io ho visto una bella squadra, sabato sera ho visto una bella squadra, stasera ho visto, invece stasera ho visto una bella Treviglio. Chiaramente, insomma, poi cosa ci dice anche il risultato. Prima però, Daniele, prima di passare a gara 2, chiaramente quella più fresca, quella insomma che commenteremo tra poco anche insieme ai protagonisti, però vale la pena spendere due parole su questa gara 1 invece di sabato, perché è stata una sorta di capolavoro anche tattico, anche da parte di Rimini, che ha imbrigliato bene Treviglio, che ricordiamo l'avversario forte, e l'ha dimostrato questa sera con una reazione da grande squadra, quali è, e quindi insomma si presenterà giovedì al Flaminio per gara 3 sull'1-1, ma ci aspettavamo e ci aspettavano tutti una reazione pronta in gara 2 da parte della Blue Basket. Beh, senza dubbio, inevitabile. Facciamo la considerazione che a parità di prestazione Treviglio ha una squadra sicuramente più talentuosa dal punto di vista del pedigree, nel senso che almeno 8 giocatori hanno, fino all'anno scorso battevano la Serie A1, e a parità di prestazione comunque hanno la panchina molto più lunga e sono in grado quindi di fare di più. Loro alla fine non hanno sbagliato la partita d'inizio, nel senso che avevano fatto i conti con le prestazioni di Rimini. Nelle 6 partite precedenti facevamo, sì e no, 60, 65, 70 punti con fatica, uno solo faceva canestro, cioè Johnson, non abbiamo il punto di riferimento centrale perché non c'è Urbeide, quindi loro hanno fatto un piano partita adeguato a quello che si aspettavano. Ovviamente non si aspettavano di prendere canestri da 3 e con un gioco così spumeggiante come quello che è stato capace Rimini di fare, con una caratteristica fondamentale: Rimini ha sempre tenuto in mano il pallino con un cinismo e una determinazione che secondo me non so se l'abbiamo già visto nell'arco di questo campionato. Forse è stata la partita più bella da un punto di vista del controllo del gioco e della prestazione corale. E i rimbalzi li abbiamo presi di più, tutto bene, tutto bello. È chiaro che Treviglio è Treviglio, noi ci aspettavamo che facesse dei numeri, stasera li ha fatti, ha fatto i numeri da Treviglio, e noi ripetiamo, abbiamo la coperta corta, e quindi a distanza di 48 ore un po' di lingua fuori sicuramente ce l'avevamo. Eh certo, la rotazione chiaramente insomma non favorisce chiaramente Rimini. No. Diamo un'occhiata anche a qualche statistica, perché insomma ci racconta già qualcosa rispetto all'andamento insomma della partita. Abbiamo detto, l'abbiamo raccontato anche con Gaia in diretta, partita di fatto mai in discussione, alla fine del primo quarto 25-13, quindi insomma quasi doppiata Rimini già al decimo, poi 29-19 invece il secondo parziale, quindi un altro parziale nettamente a favore dei padroni di casa, che hanno vinto anche il terzo per 19-14, e poi una volta al sicuro il risultato hanno perso l'ultimo 13-17, appunto per il punteggio complessivo che abbiamo detto in precedenza, 86-63. Diamo un'occhiata anche ai tabellini individuali, poi dopo voglio sentire Alessandro che ha seguito questa partita insomma a distanza, ma l'ha seguita bene insomma interamente. 16 punti per Clark con 4 su 5 dall'arco, quindi insomma sicuramente è stato un fattore di questa gara, così come lo è stato giù
Giuri, che ha scritto 14 con 2 su 3 invece dall'arco, Lombardi 11 punti, non con delle grandi medie, 3 su 9 dal campo, e poi Sacchetti, anche lui 11 punti, ma c'è stato anche Marini che ha scritto 9 e Vitali 8, quindi insomma direi una buona distribuzione del punteggio per quanto riguarda Treviglio, che ha tirato i liberi con un 17 su 22 e ha catturato 34 rimbalzi, con tra l'altro anche 20 assist, che sono davvero tanti, quindi questo dimostra una buona prestazione anche in cabina di regia. Per Rimini ci sono 19 punti di Johnson, che ha il 50% dal campo, 4 su 8 da 2 e 3 su 6 dall'arco, Tassinari ha scritto 10, non ha confermato le percentuali eccezionali di sabato, 1 su 5 dall'arco, Scarponi 9 con 4 su 7 dal campo, D'Almeida 7 punti con 3 su 7, Anumba ha scritto 6 con 3 su 6, Bedetti 6 punti, ha dato una mano al capitano che ha anche messo una bomba, e anche Masciadri, diciamo, è stato un po' sottotono con appena 4 punti, 2 su 2 da 2, 0 su 3 però dall'arco, così come Landi, solo 2 punti per lui, insomma sicuramente questo per quanto riguarda i dati individuali. Tiri liberi, ce lo diceva anche Gaia, ha tirato male Rimini i liberi questa sera, 9 su 18 e rimbalzi sono 26, quindi una delle chiavi di lettura, e ti passo la parola Alessandro, della prima gara sono stati i tanti tiri in più di Rimini rispetto a Treviglio, dovuti proprio ai tanti rimbalzi soprattutto offensivi, in questo caso 26 a 34 i rimbalzi, e con appunto Rimini che di fatto in questo caso ha perso anche abbastanza nettamente invece la lotta sotto le tabelle contro una squadra che ricordiamo tra l'altro fisicamente anche ben strutturata. Senza dubbio, ripeto quello che ti dicevo prima, tutto quello che a Treviglio non ha funzionato sabato sera, quindi tiro da 3 punti e controllo dei rimbalzi, ha funzionato questa sera. Quindi è riuscito subito a piazzare un break decisivo, è partita subito cattiva, ha trovato subito dei canestri importanti, ha trovato subito delle strisce di canestri da 3 punti che in gara 1 non aveva avuto perché aveva tirato veramente male, ha chiuso col 50% se non sbaglio da 3 punti, ma durante l'arco della partita la percentuale era addirittura migliore perché credo che fosse tipo 10 su 16 a un certo punto del match, quindi una partita che non ha mai avuto storia perché hanno avuto il controllo dei rimbalzi, perché hanno avuto il controllo proprio mentale della partita. E Rimini ci ha provato, perché non si può dire che non ci ha provato, però chiaramente ha faticato, per via delle rotazioni, si è inserito anche Francesco Bedetti che ha giocato parecchi minuti per riprovare il campo, ma quando ormai praticamente la partita era già chiusa, probabilmente Coach gli ha fatto assaggiare il campo perché potrebbe venire utile nelle prossime due partite, quindi gli ha fatto ritrovare il feeling con il parquet, però obiettivamente oggi Treviglio è stata Treviglio e Rimini è stata una versione opaca della Rimini media, fra virgolette, dell'ultima parte della stagione, non della splendida Rimini di sabato. Ecco, una cosa importante, secondo me, visto che si giocherà giovedì, quindi fra 3 giorni, è i tempi di recupero, perché Rimini ha le rotazioni corte, perché Rimini chiaramente ha meno giocatori da poter schierare. Oggi Coach Finelli non ha avuto a disposizione Cerella, che veniva da un infortunio di sabato, però loro sono 10 uomini 10 e gliene mancava uno. Rimini sta giocando con 7 decimi dei 10 che praticamente fanno parte del gruppo che ha giocato tutta la stagione, e quindi in una situazione come questa avere dei giocatori in meno può essere una situazione delicata. Vedo già, scusami Alessandro, dopo torno da te perché vedo già Simone Campanatti, responsabile comunicazione di Rinascita Basket Rimini. Buonasera. Io Roby non ti sento. Allora noi ti sentiamo, adesso non so se scrivendo a Simone posso comunicargli questa cosa. No Roby non ti sento. Allora provo a mandare un messaggio, però chiaramente se non mi sente devo aspettare che guardi il cellulare. Yes.
Vediamo un po' se riusciamo ad approntare questo collegamento con Simone Campanati, che poi dopo dovrebbe anche farci parlare con qualcuno dei protagonisti in campo, in panchina. Insomma, sappiamo che prima stava parlando il coach di Rimini, Mattia Ferrari, e vorremmo proprio sentire il suo commento anche per quanto riguarda questa gara. Adesso intanto torno da te, Alessandro, in attesa che appunto riesca a collegarsi. Intanto andiamo avanti, Alessandro. No, adesso l'importante secondo me sarà dimenticare questa gara 2, come ha fatto Treviglio a dimenticare gara 1, perché i playoff sono così, i playoff sono una partita conta 1, che la vince di 1, la vince di 100, conta sempre 1 nel tabellone finale. Hai due partite in casa, giovedì devi essere fresco, pronto e riposato, quindi due giorni dedicati secondo me all'attenzione mentale, all'approccio alla partita, e poi vedere come Treviglio impatterà il match del Flaminio, gara 3, perché secondo me loro se la giocano tutto lì, perché sanno per certo che se si portano via gara 3 portano via anche gara 4, mentre se giocano gara 3 in maniera disattenta e rischi di perderla, chiaramente gara 4 si scoglia spalle al muro. Obiettivamente la serie si è rimessa nei binari, perché come aveva detto Coach Ferrari a fine di gara 1, tutto resta invariato, secondo lui aveva detto a fine gara, perché chiaramente Treviglio era la squadra favorita. Oggi la prova di forza è stata notevole, ricordiamoci che prima della sconfitta in casa con Rimini ha dato 40 punti a Pistoia a questa squadra qui, Treviglio, quindi nell'ultima giornata della fase a gironi dell'orologio. Quindi chiaramente Rimini adesso dovrà giocare una partita, prendere una partita alla volta, gara 3 fondamentale per spingere Treviglio ad avere paura, però bisogna vedere quante energie ci sono, soprattutto mentali, perché chiaramente arrivi da una fase dove hai giocato tante partite con degli infortunati, hai fatto più di quello che ti aspettavi, l'importante è non essere arrivati in una situazione, secondo me, mentale di appagamento. Dice di io, noi abbiamo fatto tutto, ne abbiamo anche vinta una a Treviglio, non ne certo. abbiamo più. Ecco, l'unica preoccupazione che ho io potrebbe essere quella, un approccio, anche se non credo, perché Coach Ferrari ha sempre dimostrato con il suo staff di riuscire a lavorare su questi aspetti in maniera molto positiva, però ci può anche stare che qualche giocatore non ne abbia più, no? Voglio dire, stasera... Se guardi stasera, molti non ne avevano più, però voglio dire, se guardi sabato sera, tutti avevano tutto. Ripeto, i playoff sono un mondo a parte, dove ogni partita ha la sua storia, basta un episodio, basta un fattore, basta una giocata per accendersi o spegnersi. Sono molto fiducioso, perché ho visto che comunque sabato Rimini ha dato una grande dimostrazione di forza di gruppo, e vediamo un pochettino se a questo punto a livello tattico sabato la zona è stata fondamentale, perché Treviglio ha tirato malissimo anche da tre punti, quindi chiaramente questo ha aiutato come chiave tattica. Rimini ha fatto tanta zona, stasera non l'ha fatto, ma a prescindere da quello loro facevano sempre canestro, quindi punto. Però Daniele, noi ci aspettavamo tutti, anche lo staff tecnico, insomma anche Coach Ferrari l'aveva detto nel presentare anche questa partita, ci si aspettava una reazione forte da parte di Treviglio, insomma, che rimane la favorita, ora diciamo ancora di più, però per Rimini diciamo che la cosa importante era quella di non partire magari con uno 0-2, ma di arrivare a Rimini con un 1-1, che comunque lascia la serie aperta, apertissima, perché a questo punto bisogna vedere davvero, come diceva Alessandro, anche che cosa succederà in questa gara 3, che sarà la prima giocata in casa, ricordiamo, giovedì sera al Flaminio, e sarà molto importante proprio questa gara, perché se Rimini dovesse riuscire a far valere il fattore campo, a quel punto la pressione forte sarebbe tutta sulle spalle della formazione lombarda. Diciamo che la pressione è già sulle spalle di Treviglio. Quello dall'inizio, da quando era sullo 0-0 la serie, no? Che diciamo subito che la pressione è loro, perché sono loro che devono dimostrare di valere quello che hanno fatto. Rimini ha già dimostrato di più di quello che doveva, se vogliamo, dal momento che è andata ben oltre le aspettative e ci ha dato delle grandi soddisfazioni. Soddisfazioni per le quali continuiamo a ringraziare sempre tre volte, però effettivamente adesso la pressione ce l'hanno
i Lombardi, perché se loro, se gli va male la gara 3, diventa veramente dura, mentre Rimini ovviamente è quella che ha meno da perdere, dal momento che l'abbiamo detto prima, ha dei problemi di lunghezza di panchina e quindi di tenuta fisica. Se dovessimo riuscire a sfruttare il fattore Flaminio, diventerebbe veramente molto 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 interessante, fermo restando che l'avversaria è quella che è. Non è mai venuto a giocare qui a Rimini, quindi non conosce il nostro campo. Io sinceramente negli ultimi anni non ricordo, anche lunghi anni non ricordo. Sì. Però in ogni caso non sarebbero i giocatori quelli attuali. Non sarebbero quelli, però voglio dire, non ha un'esperienza di un luogo così bello, caldo e bollente come il Flaminio. Non mi sembrava che il campo di Treviglio fosse così affollato neanche stasera, perché all'inizio sono riuscito a seguire un po' la partita. Quindi diciamo che adesso la spinta, la pressione ce l'hanno loro, quindi sono loro che devono dimostrare di essere superiori a Rimini. E poi c'è da ricordare sempre l'anatema di Alessandro, che disse diverso tempo fa, in un momento che ancora non si sapeva dove saremmo arrivati, chi incontrerà Rimini dovrà preoccuparsi parecchio, perché Rimini è sicuramente una mina vagante, perché ha delle risorse che non ti aspetti. Questo l'aveva detto quando ancora c'era Ogbeide. L'aveva detto quando c'era Ogbeide. E quindi sono rimasto colpitissimo di come hanno giocato sabato. Secondo me è stato un capolavoro tecnico-tattico. Con Ogbeide avevamo tanto di più sotto punto di vista dell'equilibrio dei vari ruoli. Senza Ogbeide... Più dinamici siamo. Per assurdo. Chi non ha avuto i minuti li ha fatti valere a peso d'oro. Quindi questo dimostra la bontà della squadra, la bontà dello staff, la bontà di tutto il meccanismo, che funziona come un orologio svizzero. Non è la prima volta che prendiamo 30 punti o 23, come è quel caso questa sera. Abbiamo fatto anche a Latina. Mi lascia pensare che sia proprio anche una questione di fiato, di tenuta. Anche una questione, diciamo, di reazione di una squadra forte, ha perso la prima e che parte con una cattiveria agonistica sicuramente diversa rispetto a gara 1. Stasera io ho seguito poco, ma diciamo che i primi 5 minuti siamo stati lì e poi dopo era già di fatto virtualmente e dopo, la dopo c'è scappata via, c'è sì. scappata Vero, via è così, è finito, no? finito subito è finito quindi subito. Però ci sono tanti fattori che non sono scusanti, sono fattori oggettivi. Andare a giovedì c'è una giornata in più, intanto un po' di fiato si prende e poi siamo... C'è l'entusiasmo del Flaminio, che è chiaro. Siamo sul pavimento, certo, di legno di casa nostra, dove siamo abituati a rotolarci e a fare degli scherzi. Perché non farlo? Chiaramente... Alessandro, chiaramente l'abbiamo detto, tutti ci aspettavamo questa reazione, però avevamo anche detto che questa Rimini, nelle condizioni ovviamente in cui si è presentata e sta giocando da un mese e mezzo oramai, quindi senza Ogbeide, senza Meluzzi e con Bedetti comunque non al top ma diciamo a mezzo servizio, deve per vincere la partita praticamente giocare la partita quasi perfetta, cosa che ha fatto per dire sabato, soprattutto contro un avversario di questo livello. E questa sera, chiaramente, complice anche la forza dell'avversario, che va sempre messa in preventivo, però Rimini non c'è riuscita, perché insomma Tassinari non ha fatto l'americano come ha fatto sabato, ma non è stato l'unico, anche Masciadri ha avuto un rendimento diciamo inferiore rispetto chiaramente a quello di sabato, ma anche a quello magari diciamo consueto. E quel dato dei rimbalzi secondo me racconta tanto, perché uno dei motivi della vittoria di Rimini sabato è stato proprio l'aver tirato molte più volte dell'avversario proprio grazie a questi rimbalzi offensivi. Oggi non sono arrivati. Esattamente, e soprattutto con delle percentuali, diciamo così, perlomeno nel momento chiave della partita interessanti. Rimini sabato ha tirato con delle percentuali stratosferiche da 3 punti tutta la partita. I primi 3 quarti, quando praticamente c'è stato un po' di dubbio su chi la potesse vincere, fra virgolette,
e invece questa sera male e con fatica. Quindi voglio dire, ripeto, tutto quello che era girato pro Rimini sabato è girato pro Treviglio per meriti chiaramente delle due squadre questa sera. E giovedì sarà una partita chiave, perché chiaramente quando sei solo 1-1 c'hai gara 3 in casa, per te è chiave, ma anche per gli avversari. E nessuno si aspettava, onestamente, con obiettività, di essere 1-1 alla fine di questa prima tornata, diciamo di questa prime due partite di playoff del girone. E l'unica formazione che ha vinto fuori casa, perché le altre partite sono 2-0, a parte Torino-Milano, perché ne hanno giocato solo uno, ma l'ha vinta quella di casa. E quindi voglio dire, è l'unica squadra che è riuscita a dimostrare di poter andare a vincere su un campo importante, di una squadra più forte a livello di piazzamento. Poi Treviglio, voglio dire, vale Forlì, ecco, voglio dire, parliamoci chiaro. Sì, ma difatti, è una delle favorite, è una delle due o tre favorite, certo, per salire di categoria. Questo l'abbiamo sempre quindi, detto. Quindi, sì. Senza voler mettere troppo le mani avanti, io sono convinto che quello che sono riusciti a fare Coach Ferrari, il suo gruppo, con questi ragazzi, ci darà sicuramente delle belle soddisfazioni anche giovedì sera. Poi vincere o non vincere, bisognerà, ripeto, basta poco per cambiare l'inerzia di una partita. Sarà una partita chiave che molti giocatori dei nostri a questi livelli non hanno mai giocata, quindi voglio dire, mentre da loro c'è tanta esperienza, ma chili di esperienza, quindi, però io dico, sono positivo, perché comunque vedo una squadra che ancora, nonostante tutto, la poteva dar su da un po', e invece sta continuando a lottare con quanti sono, con quelli che hai, baionetta avanti e via. È vero, è vero. E la pressione, come dicevamo prima, è tutta sulle spalle degli avversari. Allora andiamo da Milli Giocattoli. Da Milli Giocattoli è festa tutto l'anno. Da Milli trovi tutto per rendere felici grandi e piccini. Giocattoli, articoli da regalo e per la casa, idee regalo per San Valentino, bomboniere, Milli, mondo giochi e regali, via Calzecchi 16, Rimini, sito internet milligiochi.com. Chiaramente sul nostro sito, visto che incombeva gara 2, abbiamo già segnato l'MVP, voglio sapere il vostro, anche se insomma diciamo che c'erano due giocatori in ballo per il titolo di MVP di sabato. Sabato, secondo me, sabato scorso, Tassinari senza ombra di dubbio, voglio dire, perché il giocatore è chiave della partita. Certo, l'altro era chiaramente Anumba, che ha fatto una partita da doppia doppia, super, 11 punti più 11 rimbalzi, diciamo erano i due giocatori che si potevano contendere, ma chiaramente insomma Tassinari ha fatto una prestazione super, 28 sì. Punti, sarebbero 26, poi in realtà due gli hanno andati di Johnson, però vabbè, comunque il referto dice 28. Porta alla fine, casa. Ma con percentuali stratosferiche dall'arco. Sì, Daniele, sì. Anche per te? Lo merita Tassinari, ci vanno tante menzioni d'onore, perché Anumba ovviamente, Mashadri è una stagione intera, ed è settembre che sta facendo i miracoli con una classe sopraffina, e mentre cioè, lui non ha mai abbassato la guardia, e non ha 20 anni, però ha tanta di quell'esperienza e tanta di quella sostanza che come si fa a non citarlo? Che, cioè, poi niente, 15 punti, non è vero. Sono, briciole, stasera non saprei. Allora andiamo dal quartino e poi dopo andiamo a ricordare quello che è stato il nostro podio per quanto riguarda l'MVP di sabato sera. Poi voglio sapere il vostro di questa sera, l'idea che vi siete fatti, insomma, per il momento. Il piacere della tipica ospitalità romagnola rivive ogni giorno all'Osteria Il Quartino. A pranzo, a cena, da 25 anni serviamo le specialità tipiche della tradizione accompagnate dai migliori vini. Oggi alla nostra proverbiale affidabilità aggiungiamo tutta la sicurezza che cerchi in questo nuovo inizio. Osteria Il Quartino, tutta la qualità romagnola. Eccoci qua nuovamente insieme, allora tra poco andremo a vedere il miglior biancorosso in campo, che è stato comunque Tassinari, lo diciamo, insomma, seguito proprio da Anumba, che sono stati due giocatori, però la vittoria è stata per Tassinari, quindi possiamo già annunciarla. E invece di questa sera, Alessandro? Questa sera effettivamente è stata una partita a senso unico, l'unico giocatore che è rimasto costante secondo me durante tutta la partita, finché il coach non l'ha tolto, ovviamente che l'ha tolto, è stato Johnson.
che ha dato un po' di equilibrio all'attacco e si è sbattuto. Poi per il resto obiettivamente loro, Treviglio è stata nettamente una spanna sopra, quindi c'è poco da dire stasera. Allora vi dico anche il podio per far capire un po' e diciamo anche i numeri: 5% per Masciadri, terzo posto, 10% per Anumba e vittoria davvero ampissima, 83% per Tassinari, insomma dicevamo è stato comunque il fattore determinante, quindi questo un po' per quanto riguarda questa gara 1. Daniele, tu non hai visto tutta la partita chiaramente perché eri in movimento, però che idea ti sei la fatto? La statistica dice che, cioè, sappiamo benissimo, abbiamo perso, quindi quando abbiamo perso tutti uguale, però l'unico che ha fatto un pochino di più degli altri è il solito Johnson, e quindi penso che se dobbiamo proprio trovarne uno, visto che non ce n'era nessuno, diciamo Johnson. D'altra parte 63 è inferiore alla quota minima di 65 con la quale non vinci comunque il 97% delle partite. Siamo nella tua statistica, Daniele. Mentre sabato scorso abbiamo superato ampiamente i famosi 82, che sono quelli che ti permettono di vincere il 93% delle partite, e quindi ne abbiamo fatti 83. E quindi e allora andiamo a vedere l'high five di gara 1 e poi il gran finale. Cerella che non vuole concedere niente, ma c'è Ursulo D'Almeida che va a portare a casa il canestro ed è il vantaggio con la possibilità del tiro libero aggiuntivo. 4 punti di Ursulo D'Almeida. Anche Lombardi prova dai 6,75, palla che rimbalza sul ferro. Transizione bellissima di Tassinari che va a concludere con Masciadri. Dieci secondi ancora per l'attacco, gioco di Martius, dietro il pallone dentro per Lombardi che schiaccia e porta 10 punti i suoi colori. Clark, la finta, appoggia a Cristallo, la stoppata da parte di Anumba e poi lo stesso numero 3 che recupera il pallone controllato adesso da Tassinari. Non inquadrato dalle telecamere, Tassinari invece è inquadrato. Attenzione Tassinari! La tripla senza senso! 22 per lui, più 6! E anche qui nel nostro high five ha avuto come punta di diamante Tassinari con una delle tante triple. Quella è stata particolarmente importante, uno perché senza senso, come detto, ma di una importanza determinante in quel momento del match, e anche questo insomma ha inciso, e due proprio perché ha tirato davvero da una bella distanza. Ti voglio vedere fare quella di stasera. Sì. Le vedremo, le proporremo, perché vedrete da domani mattina, immagino, a meno che qualcuno già questa notte non le voglia vedere, perché questa notte chiuderemo servizio ai 5, quindi le potrete vedere sul nostro sito News Rimini e ovviamente su Icaro Play. Ricordo che la partita invece la potete vedere alle 23:30 qui su Icaro TV, quindi insomma chi non l'avesse ancora vista o volesse rivederla la potrà vedere tra poco. Adesso prima andiamo da Fiammetta, visto che siamo collegati con la nostra Gaia, con Matteo Panzeri, andiamo da Fiammetta. Nonno, perché si chiama Sangiovese? Sai Fiammetta, esistono diverse leggende che parlano di questo argomento. A me piace ricordare che questo era il nettare degli dei che scorreva sul Monte Giove vicino a Sant'Arcangelo. Lo sai da chi è stata costruita Rimini? No. Dai pescatori. E lo sai che cosa bevevano i pescatori mangiando il pesce? No. Il Sangiovese. E
Eccoci qua, allora non mi resta che dare appuntamento per gara 3 a tutti i tifosi biancorossi al Flaminio e poi ovviamente poi in seconda serata potete rivedere la partita ovviamente su Icaro TV come tutte le partite di RBR. Quella di questa sera, gara 2 invece, andrà in onda tra poco alle 23.30. Grazie ad Alessandro Ceccoli. Grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a Daniele Bacchi. Grazie a tutti, buonasera. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ricordo che lunedì prossimo andremo in onda con l'ultima puntata di Calcio.Basket, che inizierà però dalle 20.35. Sarà dedicata a Rimini Calcio per un bilancio della stagione e a Riviera Banca Basket Rimini. Speriamo per poter raccontare insomma un qualcosa che prosegue. speriamo. Buon proseguimento. Collaborazione con Osteria Il Quartino. Ruggeri muove Rimini dal 1937. Onoranze funebri San Gaudenzo. Power X, il futuro è dentro di noi. Caffè Giglio. Millimondo giochi e regali, tutto per il tuo Natale. Pizzeria Prima o Poi.